e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistato. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciato? Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo con la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un proprio doloroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrostinano perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore dell'esercito, che provi il giusto, che vede il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio escudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, vengo dove e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mi circondavano frutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano con lacci e ninfe, già mi stringevano a guanti mortali. Nell'angoscia invoco, salvami Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, al suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Non è forse scritto nella vostra legge, io devo
lodiate, o Cristo. Della città.
5.000 persone. Chi di noi, dopo la morte, ha risuscitato? Misericordia, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Non è la volontà divina, ma di una sessanta. Misericordia, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Pregate fratelli e sorelle che state con noi tramite questa trasmissione, perché portando all'altare la gioia, la fatica, la speranza di ogni giorno, ci disponiamo a offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Il tuo aiuto, Dio misericordioso, ci renda degni di accostarci al Santo Altare, perché l'assidua partecipazione al Divino Sacrificio ci ottenga la salvezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona è giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, a rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi,
sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, ai nostri cuori, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento e paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu avvenga il tuo la potenza e gloria in secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto a tuoi apostoli e anche a noi, voi seguaci, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, alla nostra mancanza della fede, della carità, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Pace. Numero 100.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna del perpetuo soccorso, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie.